Noi siamo in diretta in collegamento con Serena Scarpello dell'Università Bocconi. Serena, buonasera. Dunque, è chi è il tuo ospite? Sì, buonasera, buonasera in studio. Siamo qui in compagnia di uno dei padroni di casa di questo evento, della 3 giorni interamente dedicata al risparmio. Siamo con Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, a cui do subito il benvenuto e a cui chiedo un po' quali sono le somme di questi primi 2 giorni al Salone del Risparmio. Ma credo tutti quelli che hanno partecipato si sono resi conto dell'energia e della dimensione della comunità degli investitori e dei risparmiatori. Questa è un'occasione perché tutti si parlino, si confrontino, approfondiscano delle tematiche che poi verranno portate avanti durante l'anno. Credo si possa dire già dai primi 2 giorni un grande successo. Abbiamo avuto più di 4.000 persone il primo giorno, oggi altrettanto. Tutti quelli che hanno visto l'evento sono rimasti sorpresi dalla dimensione della comunità degli investitori. In che modo la cultura del risparmio è cambiata con la recente crisi finanziaria? Ma è sott'occhio di tutti che investire non è semplice, farlo da soli può essere molto molto complicato e può portare un sacco di errori, quindi la cultura del fai da te è una cultura che ormai è definitivamente superata. Bisogna sicuramente affidarsi a un professionista, lo facciamo col medico, lo facciamo sicuramente, dobbiamo farlo con un investitore, e quindi questo dialogo tra noi e i nostri clienti risparmiatori è essenziale. Il risparmio italiano riempie un salvadanaio enorme, come convogliare questo salvadanaio verso l'economia reale? Ma in realtà il nostro salvadanaio va verso l'economia reale, è chiaro che va dove ci sono delle opportunità di investimento. Gli italiani sono tradizionalmente, perlomeno chi si affida a un fondo di investimento, ben diversificati verso l'estero. Abbiamo subito, fin dagli inizi degli anni 90, aperto verso l'investimento, verso l'azionario nel resto d'Europa. Oggi i mercati emergenti sono sicuramente un tema forte, quindi la diversificazione è al cuore dell'investimento. È chiaro che l'industria italiana, le aziende italiane devono trovare nell'ambito anche del risparmio gestito una fonte di finanziamento, di credito e di crescita, e questo può avvenire se ci sono anche gli strumenti legislativi e fiscali corretti che danno stabilità al processo di investimento. Bene, grazie. Allora ringrazio il nostro ospite Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, per essere stato con noi. Ripasso la linea in studio dal Salone del Risparmio, è tutto.